Do you feel the pulse? Buongiorno mondo e bentornati sul mio canale, qui Max Salvato e oggi siamo in una location un po' strana perché siamo nel laboratorio di Italy Maker a Milano, via Scalvini 3, per parlare di stampa 3D. Stampa 3D perché sono stato da Technology Hub, una fiera dedicata all'industria 4.0 in cui si parlava anche di stampa 3D e in cui diversi produttori di macchine hanno presentato le loro novità. Ammetto di essere un poco deluso da questa fiera, più che altro perché ci sono due grandi produttori di macchine che hanno creato un certo hype in giro per i social network e prevedevano di presentare delle macchine che avrebbero spaccato il mondo. In realtà alla fine quando sono presentato in fiera, sì, belle macchine, ma effettivamente novità vere ce n'erano poche. Non dico che c'è stato un po' un giro di fake news, però dico che c'è stata una creazione di hype un po' troppo esagerata per quello che effettivamente è stato presentato. Comunque andiamo con l'ordine. Inizierei a parlare di Wanao, marchio cinese importato e commercializzato dall'italiana Model Quartier. Le macchine esposte per Wanao erano la Duplicator i3 Mini, la Duplicator 6 e la Duplicator 7. La Duplicator 6 è una macchina FDM, esattamente come la i3 Mini, cambia semplicemente la dimensione e il volume di stampa. Mentre la Duplicator 7 è una macchina DLP. A fianco alle Wanao è stato possibile vedere anche le 3D Business, delle macchine sviluppate direttamente dagli stessi ragazzi, da quanto ho potuto capire, dagli stessi ragazzi che importano e commercializzano le Wanao. Però tecnologicamente parlando non ho notato questa grande novità per quanto riguarda Wanao. Il secondo produttore che mi piacerebbe menzionare è Wasp. Wasp ha portato in fiera la sua grande novità, cioè la stampante 3D Delta in grado di stampare con un estrusore e un serbatoio l'argilla o la ceramica, a seconda del composto che si crea. In realtà, rispetto alla versione precedente, l'unica grande differenza sta nel fatto che il serbatoio è posizionato esattamente sopra l'estrusore anziché esterno alla macchina come era nel kit precedente. Ad ora viene venduta una macchina intera con un manometro incorporato, con un serbatoio incorporato e con un tubo di estrusione del composto con un diametro superiore rispetto al precedente. Tra l'altro Wasp fa presente che l'argilla stampata va poi cotta in post produzione e stanno sviluppando con un loro rivenditore spagnolo un forno dedicato alle loro macchine. C'è però da chiarire quali sono le dimensioni del forno. Passiamo a Sherbot che per questo Technology Hub ha creato in assoluto più hype rispetto a tutte le altre case, iniziando tra l'altro su Instagram creando un conteggio alla rovescia, -3, -2, -1, per presentare una macchina che... Complimenti Lorenzo Luciano, la vostra aura è bellissima. Ah, ho sbagliato, perché Sherbot ha presentato Rover, ma Rover a me è sembrata una sorta di copia di Aura, però vabbè, probabilmente mi sbaglio io. Sherbot ha presentato questa Rover che è una macchina con volume di stampa di 62x115x100 mm. Ci sono 4 resine già sviluppate che si possono utilizzare. Chiaramente oltre a questi modelli presentati da Sherbot c'erano anche le vecchie Snow White, Antares e le altre FDM di Sherbot più o meno grandi. Ecco, andando avanti per la fiera mi sono imbattuto nelle 3D Dream Big 2. Le Big 2 sono delle macchine veramente grosse con un volume di stampa di 1 m³. Ecco, passeggiando, dopo aver visto 3D Dream, mi sono imbattuto in Zortrax. Zortrax, che è commercializzato qui in Italia da 3DP World. È stato molto interessante in realtà passare davanti al loro stand perché avevano lì una piccola 3D Printing Farm. Una 3D Printing Farm che permette di gestire le stampanti Zortrax direttamente in rete, in cloud, e l'operatore va a risparmiare un sacco di tempo sulla gestione di queste macchine, quindi in automatico dall'ufficio può vedere cosa manca, cosa non manca, cosa va, cosa non va e può andare direttamente ad agire sulla macchina in questo 3D Printing Farm appunto. Però ripeto, anche per Zortrax non ho visto questo avanzamento nella tecnologia, ecco, mi sembrano anche loro un pochino piantati a quella che era la tecnologia di un paio di anni fa. Devo però ammettere che oltre a questi lati negativi di cui ho parlato e quel piccolissimo lato positivo di Zortrax, ho avuto anche un po' di soddisfazione a vedere altri due stand. Uno dei due stand che sicuramente è degno di nota è quello di G-Max 3D. G-Max 3D è un produttore di macchine poco sopra Firenze, esattamente a Prato, e dopo la collaborazione con Olivetti ha deciso di entrare nel settore business con le nuove G3 Pro. Le G3 Pro sono delle macchine, lasciatemelo dire, delle macchine della Madonna. Perché si vede veramente che sono strutturate per funzionare, per andare avanti nel tempo, per non essere spente e per tirare fuori dei progetti veramente da urlo, stampati bene, efficienti e ripetibili.
Cosa vuol dire? Vuol dire che Gianni e Massimo di GMAX3D appunto sono stati in grado di mettere assieme la loro conoscenza nel settore dell'automazione per realizzare una macchina affidabile, quello che un settore business richiede, affidabilità. Infatti con un'area di stampa di 420x450x400 mm, doppio estrusore con raffreddamento a liquido, sensore di fine filamento, UPS e wifi integrato permettono alle aziende di avere una macchina sempre pronta all'utilizzo, sempre funzionante e con zero difetti, si può dire. Grazie appunto al raffreddamento a liquido questa macchina è in grado di raggiungere temperature elevate, in grado di gestire anche filamenti tecnici. Secondo stand molto interessante è stato quello di PewLab. PewLab è un laboratorio del Politecnico di Milano che tramite uno spin-off ha presentato MOI. MOI è una stampante che in realtà non si può definire stampante, è più un braccio meccanico, un braccio robotico che estrude un materiale, in questo caso vetroresina, con un sistema a filo continuo e quindi costantemente estrude la vetroresina e crea il pezzo strato per strato. La qualità e la robustezza del pezzo stampato è veramente amazing, quindi vi consiglio di andare a fare un giro sul loro sito, vi lascio il link in descrizione, in realtà vi lascio il link in descrizione anche di GMAX e delle altre stampanti, così potete dare un occhio anche voi ai produttori. Ma torniamo un attimino a PewLab con la loro MOI. Dicevo appunto che MOI è in grado di stampare a filo continuo la vetroresina, ma come tutti voi sapete la vetroresina ha bisogno di catalizzare. I ragazzi del Politecnico ci hanno spiegato che a fianco all'estrusore viene messo anche un raggio UVA. Questo raggio permette di catalizzare la resina in fase di stampa, quindi quando io passo ho anche il raggio che va a solidificare la vetroresina. Nella seconda passata il layer sotto riceve un'ulteriore catalizzazione grazie all'UVA e continua così rendendo il pezzo direttamente pronto all'uso alla fine della stampa. Insomma, questo è quanto dal punto di vista della stampa 3D, non ho altro da aggiungere. Fammi sapere che cosa ne pensi e se sei stato anche tu a Technology Hub e hai qualcosa da aggiungere, per favore lasciami un bel commento. Comunque, personalmente il voto per questa fiera è -10. Ciao a tutti!